Lo spread tra BTP decennali e bond equivalenti sale a 428 punti base e il differenziale tra bonus e bond è a 492 punti, voglio dire, con rendimento del 6,39. Lei che misure prenderebbe ora? Non so quanto stanno i broccoletti. Ecco. Perché secondo me, insomma, cioè, più che altro, perché adesso lo spread, non, fino a poco tempo fa, non lo sapevamo, se non fosse arrivato a 500, che ci sembra un valore alto, ma chi lo sa? Ma anche noi giornalisti, non credo. Non lo sapevamo, è caduto il governo, perché lo spread, ha fatto più lo spread che la magistratura. Non ha paura che le vengano a fare domande del genere un giorno? Che vi considerino qualcosa che i comici non sono mai stati. È il guaio, lo diceva Brecht, è il guaio a quel popolo che ha bisogno di eroi. In effetti, più che responsabilità, siamo credibili. Questa, noi giullari siamo diventati quasi credibili. Questa è la cosa peggiore, perché ci sono persone che sono ancora più giullari di noi, con i fatti. Noi lo facciamo soltanto con le parole. Io sono un cittadino nel mezzo del cammin di mia vita e pago talmente tante tasse, tartassato, e sapere che gran parte dei miei soldi vengono gestiti da persone che non sanno quello che hai domandato a me, perché io non lo so e non lo voglio nemmeno sapere. Voglio avere delle persone che lo sappiano più di me, sappiano gestire la popolazione, ma non lo sanno fare e guadagnano soldi pensando di guadagnarseli, cioè di sudarli. Cioè lei rivendica il diritto di poter delegare a chi governa? E beh, quindi... no, beh, almeno, fino adesso abbiamo visto nomi, cioè, di persone che per una via o per un'altra sono arrivati a gestire denaro pubblico, compromessi, ministeri, delle cose abbiamo visto pazzesche. E la copertina che abbiamo visto è abbastanza anche violenta, no? Contro la casta politica, sia Brignano sia Grillo dicono che siete finiti. Volevo sapere se lei qualche mese fa ha detto io rappresento che la sono la politica nuova, e quindi volevo capire se si sente innanzitutto cosa vuol dire la politica nuova e se si sente invece finita. Ma diciamo che già una politica onesta è una politica abbastanza nuova, e certamente non intendo dire che sono io la politica nuova, ma che c'è molta gente anche attualmente in Parlamento che questa politica nuova la rappresenta, perlomeno già l'onestà. E quindi le generalizzazioni che sento, che ho sentito anche adesso, mi sembrano generalizzazioni, diciamo, perlomeno ingenerose, perché non penso che siamo conosciuti tutti e 600 uno per uno, e sono assolutamente convinta... Sono la nuova politica. Sì, sì, ma l'intesa... Sì, sì, no, intendo dire che faccio parte di questo, nel senso che ritengo che ci siano delle rappresentanze parlamentari che esprimono il rinnovamento, perlomeno in termini di onestà, di impegno, ed è vero, non abbiamo bisogno di eroi, però abbiamo bisogno di un minimo di competenze, e secondo me anche in termini di competenze, cioè moltissima gente che secondo me sta facendo bene il suo lavoro. Ma lei sola, detto questo, dentro il suo partito, sente di poter rappresentare il suo stesso ma partito? Ma lei si sentirebbe di dire che la Deborah Serracchiani non rappresenta la nuova politica? Per me sì. Io faccio politica da 8 anni, prima ero un avvocato nel mondo della professione, probabilmente si tornerà nel mondo della professione. Quello che apprezzo meno è l'attacco all'istituzione generalizzata. L'attacco all'istituzione generalizzato, ho capito, ma scusa, secondo me, non è, perlomeno non è costruttivo. Sì, ma ci deve dire che sì. È successo, perché qualcosa deve essere successo. Che è successo negli ultimi anni per cui noi possiamo, sì, certo, fare giusto, una trasmissione in cui invitiamo tranquillamente un onorevole e un uomo di teatro, un comico, e sembra normale, sarebbe sembrato, sì, incredibile. Sì. Che è successo? Sì, è colpa, certo, degli onorevoli, certo, è colpa, certo, dei comici, ma che sono qualunquissimi, magari è colpa anche di noi giornalisti. Ma premesso che secondo me è una conquista democratica che chiunque possa fare politica. Sì, quindi ma voglio successo? Dire, no, ma a parte che non è successo niente di brutto se tutti si esprimono politicamente. Io non sono di quelle che... no, ma io dico quello che nel penso. Paese, non nel è quello che vuol sentirmi paese, dire lei, forse. Dov'è l'errore? L'errore è quando c'è la critica e non c'è la parte costruttiva. E la critica è così alimentata, vuol dire c'è una responsabilità politica di sicuro, perché è inutile negarlo, no? L'offerta dei partiti deve essere migliorata. D'altra parte è inutile anche negare che la crisi finanziaria ha di molto aumentato il delta tra i rappresentati e quelli che dovrebbero rappresentare, perché è evidente che in una situazione di crisi economica le risposte devono essere più nette e anche più serie. Vabbè, come no, arriveranno adesso? No, io voglio perché? Sapere non in cosa avete come sbagliato. Vuole lei. No, ma no. Gli sbagli della politica sono innumerevoli. Per carità, un paio, però non, è che... non possono essere così. Ma per esempio, faccio un esempio, che nei partiti ci siano tutti questi uffici stampa, benissimo, però non ci sono centri studi, per me è uno sbaglio. Cioè nel momento in cui la politica se stessa si è prestata molto e forse troppo al dibattito
diciamo anche quello televisivo, e non, scusi, al dibattito magari interno. Beh sì, però sì. È uscito sul sito, sul blog di Beppe Grillo, una cosa molto forte a proposito di quello di cui sta discutendo e decidendo in queste ore Monti. Se la prende Grillo con la spending review, perché significa tagli, e dice il Parlamento si sta occupando di una cosa che significa sacrifici per tutti tranne che per loro. E sì, per restare in tema di quello che ha detto lei, sì, devo dire, non è vero che Grillo non fa solo critiche, fa anche proposte, anche politiche, tanto che ha fondato un movimento. Sì, però in questo se senso lei prende non il programma, può, da sì, questo però, punto di vista, io ce l'ho qua, per esempio, laddove scrive che nessun canale televisivo con copertura nazionale può essere posseduto a maggioranza da un soggetto privato, il cui azionariato non sia superiore al 10%, le sta dicendo che la sua TV probabilmente non dovrebbe esistere, giusto? Quindi poi il programma va preso, va visto, e probabilmente potremmo anche verificare che c'è fondatezza e infondatezza di certe proposte. I fatti sono questi: noi oggi paghiamo lo scotto di una non credibilità a livello mondiale, planetario. I nostri politici, alcuni, sono serviti a renderci zimbelli di una politica internazionale. Solo oggi possiamo vedere che Monti si è incontrato con la Merkel. Fino a pochi giorni fa erano altri che stavano al fianco e ridevano, mi ricordo cose di questo tipo. La situazione è drammatica. Quando si chiede di fare i sacrifici al Paese, il Paese è pronto a fare i sacrifici, la popolazione, il popolo, quelle persone che guadagnano 800 euro al mese, sono pronti a fare i sacrifici, in proporzione. La cosa che fa veramente imbestialire è che fino adesso non si è visto niente nei confronti della casta, cioè coloro i quali sono tanti, troppi, gente che parla, gente. E poi la cosa dei nuovi politici, i nuovi politici arrivano, lo posso dire su questo. I giovani politici arrivano, purtroppo il sistema è già sporco, per cui arrivano a gestire il potere e sono già inquinati. Ma io non mi sento perché, inquinato, lasci fare, questa è la mia idea. Vabbè, lei, io non parlo idea per lei, sì, parla anche lei per è me. Perfetta, io no, dico perfetta, lei no, è ma non perfetta, sono straordinaria. Io dico no, che la maggior inquinata parte delle volte si arriva in Parlamento, si arriva al Senato, la maggior parte delle volte costoro, alcuni, non tutti, per carità, c'è sempre l'esempio di gente, arrivano già inquinati da compromessi. Brignano, cosa intende per inquinati? Inquinati, perché c'è, la politica non è così, è fatta di compromessi, perché non si può fare mai una legge, perché c'è sempre qualcun altro che dice no, quella no. Ma quello, allora quello sempre in tutto il mondo, da tutte sì, le sì, però epoche, purtroppo eh? Adesso a noi si chiede, a tutta l'Italia si chiede un sacrificio straordinario, si chiedono di aumentare l'IVA al 23%, no, questo lo impediremo, si chiedono delle in cose ogni pazzesche, modo la gente non questo ce la fa verrà più, impedito questo in non modo. Le persone. Le persone che gestiscono altre persone devono sapere, conoscere il malcontento, non lo conoscono. I politici non conoscono i propri cittadini, non conoscono i propri elettori, li chiamano elettori, ma sono persone che hanno le loro problematiche, persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Questo è il vero dramma. Io non voglio fare politica, io voglio essere una persona come le altre, consapevole di credere in qualcuno. Purtroppo non c'è nessuno è credibile a tal punto. Oggi se andassimo tutti quanti alle elezioni, ma non il 20%. Lei la voterebbe, voterebbe un sindaco del Movimento 5 ma Stelle? Ma io voto tutti, a Roma. Io voterei tutti. Basta, fuori dai simboli, qualcosa di diverso, deve succedere qualcosa. No, un momento. Però così è facile, Brignano, chiedo scusa, così è facile. Ma Beppe Grillo lo voterebbe? Io vado a casa di Beppe Grillo. Io andrei a casa di Beppe Grillo per dire cosa possiamo fare. Diciamoci cosa possiamo fare. Ci vada, fare. Ci porti anche noi così proviamo a fare. Ma così, no, scusate, così però siamo a senso unico, scusate. Risponda a questo, cioè Non teme che possa essere anche un po' pericoloso, e poi c'è questa parola che bisogna dirla sempre in un dibattito come questo, e un pochino qualunquista parlare solo così, perché è terribilmente facile, non solo vero, anche facile, nel senso ci vuole qualcosa di nuovo e ci incazziamo e abbiamo ragione. Lei non ha paura che nel corso della storia, arrabbiandosi così, siano successe anche delle cose non proprio edificanti? Ma solo così qualcuno può sentire, solo alzando la voce, perché ci sono persone refrettarie e non riescono a sentire le problematiche. Ci sono persone che si ammazzano durante l'arco della giornata solo perché gli è arrivata una cartella dell'Equitalia. C'è gente che si ammazza perché gli viene tolto il lavoro. C'è gente che si incatena in questo paese. Se non riusciamo a capire questo, ma cosa vogliamo capire? Cosa vogliamo capire? Ma chi è che non lo capisce? Scusi, però, al di là
il silenzio eloquente. Ma non è che non lo capiscono, che non sanno che fare. Euro al mese mi rimane facile non andare. Quando c'è gente che, nonostante le prove, nonostante le accuse, non si dimettono, non si dimette più nessuno. Questo non si dimette più nessuno. Sì, però Non si dimette, cambia niente, cioè, non si indigna. E Formigoni mi sembra la prova chiara del nove. Pochissimi minuti. Come si fa a non considerarvi un po' concorrenti dei comici, diciamo così, quando, per esempio, un esempio piccolino, allora, suo personale. Allora, questa è un'ansia datata 14 aprile. Mi stai dicendo che io faccio più ridere? Vediamo, eh. Beh, ma può darsi, sì. No, però allora. Io sono simpatica, dica un po'. Dica. Posso? Certo, dica. Allora, il 14 aprile c'è un discorso di Grillo, dopodiché lei invoca la presenza della massima carica dello Stato come massimo garante perché occorre porre un argine. No, non era un discorso di Grillo, vedi, per esempio di Grillo qua un'agenzia. No, ascolti, le spiego come funziona, io faccio le domande e lei risponde, io devo finire la domanda. Quindi lei può fare poi, ma lei c'ha dei tempi, allora, avremmo già finito allora, se lei prima delle elezioni amministrative invoca il capo dello Stato e dice intervenga contro Grillo, dopodiché Grillo vince le elezioni, prende non so quanto per 17%, dopodiché lei dice Grillo non è l'antipolitica, bisogna confrontarsi su alcuni argomenti. Allora, in questo caso voi chi sono i comici, capisce? No, lei forse scusi, io assolutamente coerente. Allora, prima di tutto il miglior modo di fare pubblicità a Grillo è fare una trasmissione come questa, in cui noi stiamo parlando di lui e lui non c'è mai. Perché il contraddittorio con lui non ce l'hai, no, perché lui ha ordinato ai suoi, in una così veste iperdemocratica, di non andare in televisione. Ma prima cosa, scusi, però voi avete parlato, sé, io voglio parlare. Sì, ma io le ho fatto seconda una domanda precisa. Sì, le rispondo. Io, secondo me non è l'antipolitica, perché lui è il megafono di un disagio. Però poi alla fine bisogna vedere nel merito, qua c'è il suo programma, vede Brignano mi dice prima io voterei Grillo domani, peccato che poi vede il programma di Grillo e mi dice scusa me lo dai un attimo e lo guarda, non l'aveva mai letto. Il punto è tutto qui. Ma Grillo cioè, si quello ascolta, che secondo si me vede è su no, non sarà, quello non l'ha mai che stampato. Secondo me il politico deve fare è confrontarsi sul programma. E rispondere alle domande magari. Esatto, e le dico, quindi secondo me lui sta facendo politica. Però il suo programma, che è un programma, a mio avviso, le ripeto, per lo più insostenibile, o se no, mi dica lei ritiene possibile che la 7 chiuda domani perché ha un azionariato privato superiore al 10%? Io non ritengo possibile che il PDL abbia bisogno, e tutta la classe politica, di una sberla del 17% per accorgersi che qualcosa si muove nel paese. Ma la sberla al PDL non ce l'ha, nel 17%, ce l'ha nel 42% d'astensione. Cioè il messaggio che ci dà l'elettorato è molto più grave. Beh, che Grillo stia nei sondaggi più grave. E che siano collegate le due cose. Ma chi lo nega? Ma no, scusate, io però vi dico che io come politico ho un problema ancora più grave di Grillo. Lei vuole ho il prendere problema il voto dell'astensione. Di chi non vota. Cioè c'è della gente che mi sta dicendo guarda che se continuate così io non vado a votare. Diciamo che c'è un sacco di gente che vi sta dicendo che non vi crede più, che poi votino Grillo o non votino. Esatto, non noi dobbiamo recuperare credibili. La credibilità, assolutamente. Come si recupera la credibilità? Un momento di crisi come questa dando delle risposte. Secondo me prossimamente le risposte, attualmente si stanno dando delle risposte, facciamo un esercizio di responsabilità a sostegno di un governo perché siano fatte delle cose più che concrete, mi sembra. Senta, per diventare un comico famoso, popolare, incisivo, amato, che cosa si fa? Lei ha fatto un percorso di formazione serio. Ho fatto outing. No, nel senso, lei ha fatto una scuola, ha fatto il laboratorio di Gigi Proietti. Uno non si improvvisa, volevo dire, ha studiato parecchio. Sì, però che uno immagina insomma di avere così l'affetto del pubblico, non dico successo, ma almeno l'affetto del pubblico, per cui tiri avanti, vedi, e fai dei percorsi, delle strade, quindi assolutamente riconfermo, non mi candiderò assolutamente nessuna schiera no politica. Ma il mio punto no, io però volevo... per chiudere, che sennò sembra che poi la lascio aperta e vengo qui per candidarmi, assolutamente no. No, è venuto tengo qui la anche professione... posso dirlo, è venuto qui anche per parlare del suo libro che si chiama Tutto suo padre. Ci tengo quindi... la mia professione ed è il lavoro più bello del mondo, guadagniamo molto di più dei politici, noi comici, assolutamente sì. Ma la gente sceglie, dare danaro o vedere cammello. E noi non è che prendiamo da qualche parte. Una volta la Mussolini l'ho vista... Ci sono tanti comici che non riescono ad arrivare in TV, bisogna anche dirlo. Tanti bravissimi comici scelgono quello che la TV offre. Fatto una bella gavetta. Però. Io non è che ho rubato niente a nessuno. La gente sceglie, offre. E paga prima. Paga prima, nemmeno il Papa viene pagato per sentirlo quando si affaccia alla finestra. Quindi è una prerogativa bellissima.
quella di poter dire le proprie idee e poter far divertire. Pensa che nemmeno le meretrici riescono a fare tanto. C'è qualcosa che lei è contento che suo padre dell'Italia di oggi, del tempo di oggi, non abbia visto? A me dispiace quando in un paese come questo, paese del bel canto, paese di poeti, artisti, navigatori, come insomma tante volte ce la diciamo, poi ci sia qualcuno che si suicida. Oggi se la cosa più brutta è che ti può arrivare una cartella dell'Equitalia. Oggi la cartella intanto paghi, poi vediamo se c'hai ragione. Purtroppo questo Stato è uno Stato che amiamo, il tricolore, vedere il tricolore è una delle cose più belle. Noi di solito il tricolore a Roma o anche in altri posti lo mettiamo solo quando gettiamo il tetto. No, quando facciamo una bella casa abusiva e la mettiamo, invece adesso l'abbiamo visto anche per altre cose. Io spero che il tricolore torni a sventolare per altri motivi, perché per essere orgogliosi ed essere italiani, perché noi siamo capaci di grandissime cose, l'abbiamo sempre dimostrato, e che la classe politica ci aiuti in questo e debba cambiare proprio con persone nuove che dedichino la propria vita anche con la rabbia di scardinare il vecchio. Sono vecchi, non sono anziani, sono vecchi. Alcuni politici sono vecchi, dovrebbero andar via perché sono incapaci di formulare un discorso. Non riescono ad avere, non hanno termini inglesi, non conoscono niente. No, spending review è inglese. Vanno con l'autista, tornano con l'autista, con qualche la macchina, nome. Non con i vetri scuri, con la polizia davanti e la polizia dietro. Che ne sanno? Qualche nome di politico che non ma vorrebbe più vedere. Ma se uno non sa il prezzo della benzina, un politico di solito non fa la spesa, non butta l'immondizia. Ma lei non pensa sa dove davvero vanno. Che il parlamentare ma io penso che è così, li ho visti. Io ma, ho fatto, ma sì, io ho non fatto, ho l'autista e la maggior parte dei miei colleghi parlamentari non ha l'auto blu, non ha l'autista. Il paese scusi, che ha più macchine blu in assoluto. Il governo. No, infatti dovranno fare i tagli. Ma c'è qualcosa che non quadra, chi li ha eletti questi? Adesso noi purtroppo abbiamo un sistema che non ci porta fuori, sì. ci siamo incartati con niente, come a filetto, nel mondo esco, niente, perdiamo. I politici non sono lo specchio del paese, quindi sono peggio. Ma scusate, tutti i politici sul territorio sono eletti e sono eletti con le preferenze, non diciamo sciocchezze. Poi facciamo una riflessione su cambiare la legge. Parlamento neanche scusate. Uno, però dai. Infatti la legge sul Parlamento, poi l'altra cosa, la tentazione, guardi, personalmente le dico. No, le dico io cosa penso, poi io non sono tutto il Parlamento, io penso che si debba fare e ci sono effettivamente stato avanzato degli accordi su questi problemi. Ma lei dentro il suo partito per esempio si batte per questo? Ma certo, ma scusi, ma guardi che il recupero dell'astensione si fa anche su questo, però voglio dire una cosa. Ma lei lo fa per recuperare l'astensione? Mi faccia dire un concetto. Sì, ma voglio sapere. Faccia dire il concetto e poi le rispondo. La tentazione di tirare un calcio a tutta la politica. Sì, è sbagliata perché siete diversi. No, c'è sempre. Peccato che è un sollievo, come si direbbe, che dura un giorno, perché poi si esaurisce nei 5 anni successivi della nuova legislatura. Cioè non è che dicendo niente, tutto va male, sostituendolo con qualcosa di tutto di posso diverso, una cosa, tu non onorevole. Avrai più per fortuna le istituzioni. Onorevole, quindi anche questo messaggio, spianiamo tutto per cosa? Avere tutto bello, una sciocchezza. Onorevole, posso teniamo dirle? Il buono, portiamo via quello che non e va bene e cerchiamo buono? Di migliorare. Ma allora, per esempio la politica onesta, per esempio la politica impegnata, ma ci sono, ma Brignano, quanti, venga quanti? Con me in transatlantico, ma mi dica lei chi no, sono i disonesti, così, no, però Brignano, perché lei così, generalizza, no. è venga con me in Parlamento e glieli presento. Lo stanno, ci sono. Brignano, gli si diede la possibilità di inquisire delle persone. Brignano, lei sta dicendo sono tutti uguali. Ma lei sta dicendo siamo tutti uguali, Brignano, abbia pazienza. Allora il populismo, la generalizzazione è sciocca, me lo lasci dire, no, venga a conoscerci uno per uguali. Uno, io dico, non sono tutti uguali, cioè allora sicuramente, allora per noi la legge dei numeri, spaziamo via tutto, no, però e tutto ciò che arriverà quelli sarà che tanto gestiscono, più bello. Quelli che gestiscono adesso il potere sono così, ma perché che le cose cosa intende lei per gestione del potere? Onorevole, 600 parlamentari Ravetto, gestiscono il potere, Ravetto, i 600 parlamentari secondo lei sono tutta gente disonesta, onorevole ma per Ravetto, cortesia, devo chiudere, Brignano, posso dirle? Si fidi, venga a conoscerci una volta. Andate a comprare del coccoletto insieme. Ti dovete trovare però di buona lena, perché se vi vengo a conoscere a uno a uno vieni, e qualche però giorno ti invito mi la prossima settimana.